Ancona Dance Festival, la Luna Dance Camp 2012. Tra i nostri ospiti abbiamo Giorgia Madamma. Ciao. Dunque, tu hai avuto, noi ci siamo conosciuti a Londra in occasione di questa lunga serie di spettacoli della compagnia del Tanztheater Wuppertal Alpina Bausch. Avevi il ruolo di trainer della compagnia, sappiamo che lo sei anche di altre compagnie internazionali, e la tua formazione è riguardato anche poi l'esperienza nel Folkwang di Essen. Come è nato tutto questo? Come è passato diciamo, quello che tu hai studiato in Germania fino poi alla collaborazione con la compagnia? Allora, io ho cominciato alla Folkwang, cioè ho fatto la Folkwang come studente e quindi ho conosciuto da subito tutto il Wuppertal Tanztheater, che in parte erano miei colleghi, come tu ben sai, e altri erano i famosi Dominique, Malou, Lutz, che poi erano i nostri maestri, quindi diciamo che la connessione è nata da subito. E poi io sono stata in teatro in Germania per tanti anni, ho lavorato con altre compagnie di danza contemporanea, di teatro danza, e però ho mantenuto sempre la connessione con la Folkwang perché mi piaceva lo stile Limon, che a scuola si faceva con Libinai, che era la mia insegnante. E ho fatto la pedagogia in Limon con lei, per cui sono ritornata a scuola e ho mantenuto sempre questo contatto. Ovviamente sono sempre stata vista dai maestri, da Malou, appunto, da Dominique, oggi il direttore del Wuppertal. E quindi poi, siccome io insegnavo negli Stadttheater, no, nei teatri, nelle compagnie in Germania, loro chiaramente lo sapevano, a un certo punto Dominique mi ha scritto un messaggio da Oslo dicendo: puoi venire a insegnare alla compagnia? E questa cosa è nata già dall'anno scorso, poi è saltata l'anno scorso perché io avevo degli altri impegni. E quest'anno invece sono andata a marzo 2 settimane, loro sono stati molto contenti, io più di loro, e quindi poi sono andata a Londra, dove ci siamo incontrati, che è stata una tournée meravigliosa, e un'esperienza incredibile, perché un conto è stare con loro a Wuppertal, dove io poi la prima volta sono andata, loro non avevano spettacoli. E poi invece a Londra vivere con loro questa magia delle prove, degli spettacoli, soprattutto Londra, perché è stato, diciamo, un susseguirsi di cose diverse, di spettacoli diversi, e mi ha fatto un grandissimo piacere, onore e piacere. E poi li seguirò ancora l'anno prossimo perché ho già delle tappe con loro, andremo forse a Oslo, andremo sicuramente in Francia, in Italia, e mi hanno chiesto di essere il loro trainer, questa cosa mi fa grande onore, insomma. Benissimo, ascolta, invece un'esperienza diretta con Alpina Bausch c'è stata? Sì, c'è stata, diverse volte, sia in privato che diciamo a scuola, e in particolare ricordo una volta siamo andati con Fernando e Esther, che conosci entrambi, siamo andati a mostrarle a lei e a tutta la compagnia e anche a questo grande maestro ormai morto da qualche anno che si chiama Alfredo Corvino. Siamo andati a mostrare un trio di Limon, che è stata una cosa meravigliosa, in sala prove con lei ci ha ringraziati. E poi ci sono state altre occasioni in cui l'ho incontrata in privato, giù in Puglia, perché lei veniva sempre in Puglia a fare le vacanze, e ci siamo incontrate diverse volte lì. E prendiamo un caffè, facciamo la cena, sarà sempre molto carina. Mi ha sempre detto: vieni a Wuppertal, dai, vieni a Wuppertal, Giorgia. E alla fine ci sono arrivata. Ci sei. E invece, ecco, visto che tu da italiana internazionale, il che è abbastanza rara come cosa, diciamo, la tua visione dell'Italia da italiana, quindi che vive in Italia ma che ha un punto di vista esterno all'Italia, no? Dove magari si fa un po' più di attenzione alla cultura, alla danza, altri paesi che magari vivono diversamente la nostra realtà. Sì, questa è una nota, ahimè, dolente per me, perché a parte questa oasi così privilegiata come la Luna, che è un posto che privilegia l'arte e l'umanità nell'arte, e in generale in Italia per me è molto difficile relazionarmi, cioè sicuramente ho trovato delle situazioni anche a Lecce, dove vivo quando non sto in giro, e anche in altre parti ho trovato delle situazioni, diciamo, confortevoli per me, in cui potevo lavorare serenamente, però in generale quello che vedo in Italia è molto lontano da quello a cui sono abituata, sia nella maniera, sia nel gusto, sia nello stile, sia nell'approccio alla danza. È una maniera molto diversa, io la definirei purtroppo un po' più commerciale, e non è di mio gusto.
in generale, ovviamente sto generalizzando, ci sono sicuramente dei casi di qualità, ovviamente. Io lavoro spesso con gli attori, è una cosa che mi piace molto, perché trovo più qualità e più sensibilità nell'attore che si approccia alla danza e addirittura più apertura che in certi danzatori che sono chiusi nel loro mondo, nel loro stile, nelle loro affettazioni, le definirei. Però appunto generalizzo, sicuramente non conosco tutta la situazione italiana, quello che vedo in giro in generale dista molto da quello che dalla mia formazione e dal mio gusto. Nord europeo, direi. Appunto, quindi l'abitudine alle piccole cose, l'abitudine ai particolari, la qualità in un piccolo gesto, sono cose alle quali noi siamo abituati perché abbiamo fatto un lavoro con grandissimi maestri lì alla Folkwang, che appunto ti fanno lavorare su un semplice respiro, su una mano, su un piede, sui particolari che fanno la differenza e che danno una qualità eccezionale, rara. E noi siamo abituati a questo, io sono abituata a questo, per cui non vederlo, non poterlo metterlo in pratica mi fa male a volte. Poi ci sono delle situazioni in cui, per esempio, io ho un gruppo di allievi con cui ho lavorato al sud che ancora mi seguono e con cui ho potuto fare un lavoro diciamo personale di sensibilità alla danza. E di questo sono contenta. Allora adesso sono in giro, sono alla Folkwang, sono in accademia, sono in Germania, lavorano in compagnie internazionali, sono molto fiera di questo, insomma. Magari in Italia abbiamo tantissimi, diciamo, talenti o artisti che vorrebbero emergere come lo fanno magari artisti in altri paesi e che oggi invece è molto più difficile forse in Italia, visto che comunque viviamo questa realtà e dobbiamo ammetterlo. Secondo te c'è qualcosa che c'è qualcosa che tu potresti individuare che manca in Italia di cose che invece hai trovato in altri paesi europei? Ma in Italia mancano le scuole di formazione, cioè è molto semplice. E ci sono delle ottime scuole private, ce ne sono in Italia, però manca il prosieguo di questo percorso, per cui i ragazzi, intanto mancano le compagnie, cioè ce ne sono troppo poche rispetto alla richiesta, rispetto al talento che dici tu, no? Giustamente. Io sono stata ospite con la Folkwang a un meeting di scuole e di università in Germania, a Francoforte, e mi sono compiaciuta e dispiaciuta allo stesso tempo del fatto che tutti i direttori dicevano: ma quanti italiani arrivano ad Amburgo, ad Hannover, in diverse parti della Germania, sono ben preparati soprattutto nel classico e però non hanno una possibilità di esprimersi perché non ci sono né università in cui poter proseguire uno studio di un certo livello né compagnie abbastanza, per cui vanno all'estero. Questa è la realtà. Allora cosa manca? Mancano delle scuole di formazione a 360 gradi che impegnino i ragazzi tutti i giorni e che consentano loro di studiare diverse discipline, come si fa in un'università della danza. E questo manca in Italia, ce n'è solo una che è l'Accademia, però una non basta per la richiesta di tutti. Quindi io credo che questo manca proprio una struttura che ospiti e che accolga tutta la richiesta e tutto il talento che c'è in Italia, perché è tanto. Forse la Luna ce la farà. Speriamo. Ascolta, allora, parlando della Luna, cosa hai portato qui alla Luna? Visto questa tecnica limone, le tue lezioni sono state appunto l'amore che hai dato e hai ricevuto, perché veramente le tue lezioni, tantissima emozione. Bellissimo, siamo tutti un po' emozionati e commossi, anche oggi ti aspetta la tua ultima lezione a questo campus, quindi non oso immaginare, ma comunque ecco, raccontaci un attimo che tipo di lavoro hai portato qui alla Luna Dance Center, come ti sei trovata insomma con loro? Io qui ho portato lo stile Limon che ho imparato, in cui mi sono diplomata come insegnante e che ho danzato in diverse occasioni in Italia, all'estero, in Germania, in America, eccetera. E ho portato quello stile perché, diciamo, è una lezione che secondo me è molto utile, soprattutto per chi si approccia alla danza contemporanea, danza moderna, perché quella si chiama danza moderna. E devo dire che ho trovato un ambiente straordinario, perché ho trovato un ambiente aperto, ho trovato dei ragazzi che erano pronti a sentirsi rimproverati, pronti a ricevere delle correzioni e soprattutto affamati di sapere. Io ho portato tutto l'amore che ho per quello che faccio, perché lo amo, e ho amato questi ragazzi, grandi, piccoli, perché sono stati meravigliosi. Questo è quello che ho potuto portare, che mi ha fatto un grandissimo piacere.
Grazie mille, grazie per la tua anima che ci hai portato, questo grande amore, questa passione che ci siamo scambiati, è veramente stato un grandissimo piacere. Speriamo di continuare questo percorso insieme. Sicuramente, grazie a Giorgia Madama, ciao.